indosserò l'abito cerimoniale. Stanotte l'oscurità scenderà sulla terra, il terrore si insinuerà per le strade e i bambini grideranno di paura. Stanotte affronteremo i nostri più grandi demoni. Buon Halloween! Sì, sei un coniglio rosa, forte. Sono un pretty pretty Pegasus. Andiamo, ragazzi! Halloween! Sono la zucca di Halloween! Boo! Che spreco di buoni ortaggi! Qualcuno vuole caramelle? Possiamo raccoglierne a tonnellate! Se vogliamo caramelle, le compriamo! BB, è un dato di fatto che tu adori un sacco mascherarti! Indossiamo delle maschere ogni giorno, amica! Che c'è? Halloween è la nostra festa preferita! Era la nostra preferita, ora è il President's Day! Vale. Mi chiedo che altro possiamo fare e passarla liscia ora che siamo accompagnati da un adulto. Allarme criminale! Sì, chiama la polizia! Credo che il numero sia 9, poi 1 e ancora 1. Sì, in questo ordine. Voi non capite! È Slado! Oh! Slado? È tutto inutile, Scintilla! Resteremo imprigionati in questa torta! Per sempre! Coraggio, non ti arrendere! Stupendo, proprio nel bel mezzo di Pretty Pretty Pegasus. Oh, ehi, Scintilla, vuoi fare una gara con Fagiolina nella giungla di Pan di Zenzero? Wow, wow, wow! Forte! 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 Che irritante! Forte! Ehi, buongiorno, Titans! Dormito bene? Per niente, e grazie a te! Hai fatto un'altra volta la lotta nel sonno la scorsa notte, Robin! Mi hai interrotto un sogno meraviglioso! Devi smetterla, amico! È un problema! Io sarei un problema. Avete sentito come russate voi? Ogni notte mi tocca sentire... Mi metti a comodo sotto il tappeto! E poi tu! Ho perso i miei poteri! Buia! E non c'è nessun altro peggio di te, Stella! Ok, la lotta del sonno è un problema. Spirito di Halloween, ti ordino di ridarmi i miei amici e ritornare nel tuo regno! Ma non farmi ridere, giraffa rosa! Sono un pretty pretty Pegasus e il nome è Scintilla! Ora le zucche! Yeah! Accendetele! Continuate, ragazzi! Che ti succede, Corvina? Hai sbattuto la testa, piccola? Avete idea di dove siamo? Io lo so! Vi ho teletrasportato nel nuovo episodio di... Pretty Pretty Pegasus! Grazie! Mille! Davvero! È un sogno che si avvera. Diventerà un incubo. Se non scoprirete come uscirne, rimarrete lì per sempre! Davvero?
Per sempre? Sì, per sempre! Rimarrete bloccati con i Pegasusi! I Pegasi! Qual è il plurale di Pegasus? Granco, mezzo gregge, mezzo branco. Sei una loro fan sfegatata! Me ne vado! Dobbiamo andarcene via subito! Questo posto è un terreno fertile per le carie! Come facciamo? È un cartone di cavalli! Probabilmente dovremmo prenderci per mano e parlare del potere dell'amicizia! Bleh! Sentite, questo mondo può sembrarvi ridicolo, ma questi cespugli di zucchero filato mi hanno aiutata nei momenti bui. Perciò, ragazzi, per chiedere aiuto cerchiamo Fagioline Scintilla! Oh, mamma! Eccoli! Devo parlare con loro! Aspetta, Corvina! Parlare con personaggi immaginari può alterare per sempre la loro realtà! Forse Bibi può trasformarsi in un cavallo alato? Mi dispiace, non mi trasformo in creature mitologiche. Bibi è solo un cavallo con le ali, puoi farcela. Ah, in fondo potrei provarci. Amici, questa è un'agonia, no? Vai a parlare con loro! Forse se offriamo agli unicorni del succo e dei dolci smetteranno di suonare. Questa è un'ottima idea, Fagiolina. Ciao, amiche! Azelad, Metrion, Zekos! Domani vedremo se ha funzionato. Pare che l'incantesimo sia servito. Sì, abbiamo dormito tutti come dei veri angioletti. Già, ho fatto un sogno bellissimo. Come hai dormito, Robin? Dormito? No, non ho dormito. Non ci sono riuscito. Non ho dormito. Che cosa ti è successo, amico? Oh, guarda, scintilla, un campo di margherite. Ma non è quel posto pieno di troll? Non essere sciocca, scintilla, ci abita la nostra nuova amica, la principessa Silky. Piacere di conoscerti, principessa Silky. Hai dei capelli che sono... Principessa cattiva! Scintilla e Fagiolina! Che giorno fantastico! Voi due siete anche più morbide dal vivo! Tu chi sei? Io sono Corvina e loro sono i miei amici. Volete far parte del nostro granco? Cantiamo la canzone dell'amicizia! Assolutamente no! Ci serve il vostro aiuto per tornare a casa! Ci piacerebbe aiutarvi, ma abbiamo un problema molto più grande con i nostri vicini unicorni! Non vogliono abbassare il volume della musica! Avete provato a usare la violenza estrema? Non è un modo per fare amicizia. Stiamo perdendo tempo. Dobbiamo trovare il modo di andarcene. Forse è questo il modo di uscirne. E se Control Freak ci avesse mandato qui per aiutare loro e darci una lezione? Darci una lezione? Potrebbe essere il modus operandi di un pantofolaio insensibile. Bene, allora portateci dagli unicorni. Allora potresti usare i tuoi poteri per rimediare alle cose che ci danno fastidio? Devo dire che soltanto voi non mi fate impazzire in questa casa. Cosa hai detto, Fagiolina? La principessa ha bisogno di noi per una missione importante? Bu 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 ya 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 bu. Avete ragione, miei pretty pretty Pegasus. Io, principessa Silky... Silky! Sì? Io, principessa Silky... Bu 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 ya 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 bu. Vi chiedo di venire alla palude di caramello. Cosa stai facendo? Mi esercito con i miei buia. Buia. È più irritante della lotta nel sonno di Robin. Ma a quel problema ho già posto rimedio. Perché i tuoi occhi sono diventati così enormi e minacciosi? Buia. Azarat, Mitrion, Zintar! Cosa ti prende, amico? Già, i clown vanno bene per i bambini piccoli. Siete troppo vecchi per i clown. Ah, sì? Com'è la sesta stagione di Pretty Pretty Pegasus? Oh, mamma, sì! Allora, Fagiolina e Scintilla devono salvare Re Jellybean, che è rimasto imprigionato dentro la glassa di una torre col punto...
No, è completamente diverso. Ok, fratelli unicorni, siete pronti a suonare ancora di più? Andiamoci dentro! Allora, iniziamo! Ok, Titans, ecco il piano. Io li debilito con il gas lacrimogeno, Cyborg, tu colpiscili con i cannoni. No! Qui i problemi non si risolvono così. Bisogna parlare e risolverli insieme per essere amici. Cosa stiamo aspettando? Titans, go! Finalmente. Prendiamo le chiavi candite al Goblin Gommoso o non arriveremo alla festa di compleanno della principessa. Ehi, Corvina! Non cercavate un sandwich? Non sappiamo dove cercare. Ci sono 4 ingredienti. No. La pancetta mistica è qui, nel lago di lava. Resisto al calore, baby. Sto andando. Altro ingrediente è la lattuga del re, sepolta nel profondo della terra. Io so scavare. Terzo ingrediente è il pomodoro stellare, nascosto tra le stelle. Io andrò a recuperare il pomodoro! Ok, veniamo al dunque. Presumo avrai tenuto l'ingrediente più pericoloso per il leader dei Titans, giusto? Sì, infatti, l'ultimo ingrediente è il pane e i cereali. Può essere trovato al supermercato. Ho un buono sconto. Sei grande, fagiolina. È proprio così, Scintilla. La principessa Silky si unirà in matrimonio con Re Gommoso. Non è vero, principessa? Silky! Ehi, Corvina! Noi stavamo pensando che forse ci siamo spinti oltre con questi rimedi. Cosa dicevate? Devi smetterla, ne abbiamo abbastanza, Corvina! Titans! Oh no! Che cosa facciamo adesso, Corvina? Facciamo quello che voi due avreste fatto tempo fa! Niente pugni in faccia! Esatto! E? Forse gli unicorni potrebbero... riprendere a suonare! Esatto! Ma dal mio corno rotto usciranno solo degli strani suoni! Fagiolina, vorresti dirgli qualcosa? Beh, non importa che il corno sia rotto, se suoni con il cuore, fai del tuo meglio e saremo orgogliosi di te in ogni caso. Ecco di cosa parlavo. Ci penso io! Ti voglio bene e ti stimo, Goblin Gommoso! Che bello sentirselo dire! C'è soltanto un modo per riuscire a convincerla ad ascoltarci! Ovvero attraverso l'unica cosa che la fa essere sana di mente! Noi vorremmo fare 4 chiacchiere. Non è vero, Scintilla? Oh, era quello che volevo dire, Fagiolina. Scintilla, Fagiolina? Ma soprattutto vorremmo dirti che ci manca tanto la vecchia Corvina. E speriamo che possa tornare presto a giocare con noi cavallini. Ok, smettetela, smettetela! Se soltanto tutti noi potessimo essere come Scintilla e Fagiolina. Hai assolutamente ragione, Fagiolina. Scusate, credo di essermi lasciata prendere un po' troppo la mano. Non fa niente.
Pronti per la corsa? Azarat Mitrion Zintas! Quella nuvoletta sta rovinando le coltivazioni di zucchero filato. Se questa pioggia continua, perderemo le nostre scorte di tutta la stagione. Se solo ci fosse qualcuno qui ad aiutarci. Sì. Corvina, per fortuna sei qui. Questa nuvoletta sta allagando il campo di zucchero filato. Ti prego, devi aiutarci a fermarla. Ci penso io. Scusami. Scusami. Ehi là! Ehi, bambinone, sono qua! Oh, scusami, non riuscivo a smettere di ridere. Già, me ne sono accorta. Beh, sta piovendo tanto qua giù, quindi se potessi... Sono un felice nembo portatore di pioggia. Sì, grandioso. Combini guai. Basta. Beh, questa non è una bella cosa da dire. E hai scordato per piacere. Senti, abbiamo iniziato con il piede sbagliato. Ciao, mi chiamo Corvina. Tu come ti chiami? Christopher. Christopher il nembo. Forte! Puoi smettere di far piovere sui nostri campi di zucchero filato? Ma io sono un nembo! È quello che faccio! Qual è il problema? Non gradisci la pioggia? No, guarda! La pioggia sta inzuppando il raccolto! Oh, ci picchia! Sistemo tutto io! Devo solo far uscire questo dall'ombelico! Tieni, assaggia! È lo zucchero filato più buono del mondo! È delizioso! Oh, che gioia! Ora sistemo tutto il resto! Cosa? Evviva! Sì! Christopher! Scusate! Fine.